tutti. Che emozione risentire, donna, che risentire le Paralimpiadi con la voce di Arrigoni, ma che bello, che meraviglia. Bello, ma anche Miss Italia, quante vite hai vissuto? Tanti ruoli, tante e vite. E poi ne parleremo. Una matriosca. E adesso tante novità, ragazzi, se vi dico Sanremo 2025 non riesco a tenermi niente, ma poi approfondiremo, insomma, perché c'è una grande notizia su Annalisa Minetti. Voglio però partire, cara Annalisa, da Side by Side Run, ed è un evento sportivo realizzato con l'ente di promozione sportiva AXI che si svolgerà il 13 ottobre, quindi tra qualche giorno, al centro commerciale Le Torri a Roma, ed è diciamo un evento importante perché il sottotitolo è questo: la corsa che unisce. Mi racconti? Sì, Side by Side Run è un'idea nata tantissimi anni fa, bloccata dal Covid, e finalmente trova nuovamente il suo spazio. È la volontà di unire le persone attraverso il cordino. Io attraverso il cordino ho raggiunto tantissimi traguardi importanti, non parlo solo di quelli sportivi, pensando proprio a un ideale cordino che mi ha sempre unito fianco a fianco a qualcun altro. La mia vita è, da non vedente, completamente condivisa con qualcuno che mi ha portato a un grande traguardo, a un grande obiettivo, a realizzare un grande sogno. Side by Side ripropone questo in un territorio appunto come Torbella Monaca, che sappiamo bene essere un territorio difficile, ma in realtà con tante famiglie e tanti bambini che devono poter attraverso lo sport educarsi alla vita come diritto di tutti. E quindi pensate, uniremo un sacco di persone al cordino, tutti correranno in coppia, uniti al traguardo, quindi non vincerà quello che da solo arriverà più veloce, ma chi insieme arriverà più lontano. Bellissimo, bellissimo. Questo ti rappresenta. Sì, io ti conosco da tanti anni, e se dovessi dire qual è l'essenza del carattere di Annalisa Minetti, direi proprio questo: l'inclusione, sì, la condivisione, esatto, diciamo l'essere sempre dalla parte degli ultimi. Perché? Perché tu sei una donna assolutamente speciale, lo dico guardando i ragazzi. Pensate, una donna che racconta di sé e della sua malattia, che è pubblica, no? Lei l'ha detto prima, sono ipovedente. No, non vedente. Esatto. Non vedente. La zia. Non vedente, esatto, perché c'è stato questo passaggio, sì, negli ultimi tempi. Certo. E lei dice, questa è stata la mia forza. La mia grande, grande, veramente, come dire, il mio grande lato forte. Io direi, Monica, e tu lo sai, te lo racconto spesso, io ho imparato a guardare quando ho smesso di vedere. E l'idea di poter non avere gli occhi come supporto mi ha fatto capire quanto gli occhi mi abbiano distratto fino a quel momento. Adesso ascolto, e ascolto è un modo più intenso di vedere, di guardare, di osservare, di scrutare, di capire, di percepire. E la mia vita adesso, attraverso ciò che so, è visibile anche ai miei occhi. E con i tuoi figli, mi hai detto una volta, li amo. Che ami moltissimo, due figli bellissimi, tu mi dici, io comunque li vedo, li sento. Li vedo, li sento, allora ti dico la verità. Se posso percepire un dolore rispetto a, irrisolto rispetto alla mia cecità, è il fatto che io non li posso vedere, non posso vedere le loro evoluzioni. Quindi sotto quell'aspetto loro, lì ancora un po' soffro, no? So che, insomma, la curiosità non riesco a spegnerla rispetto a loro, rispetto a come sono fisicamente. Però sono due ragazzi che hanno imparato a farsi vedere a modo loro, attraverso gli abbracci, i baci. Per questo io ti dico, sono molto li vedi. Fisici. Non l'ho detto per caso, l'ho detto loro, li sono vedi. Molto fisici. Molto fisici. Grandi abbracci, grandi carezze, sempre vicino a te. Sempre. Una donna che ha vissuto più vite, Miss Italia, Sanremo. Vogliamo andare subito a Sanremo? Tu sai che sì, io amo moltissimo quella canzone. La mia canzone. Sì, veramente, è proprio il mio cuore. E allora andiamo subito a Sanremo, 1998. Guardate, ragazzi. Questo grazie. Sanremo, come arrivasti a Sanremo, Annalisa? Prima.
Lo so, dico, ma come? Con quale percorso? Ah, beh, il percorso. Lo so, prima. No, no, pensavo il podio, insomma, raggiunto. Beh, a Sanremo sono arrivata, devo dire, con la, diciamo, la fortuna di aver fatto Miss Italia. E ricordo che, non avendo vinto Miss Italia, il patron di Miss Italia, Merigliani, mi diede la possibilità di cantare Caruso insieme a Frizzi. E quella sera stessa lui chiese la possibilità di essere osservata dalle case discografiche per poter poi avere l'opportunità di fare Sanremo. E devo dire che da lì a una settimana mi contattarono tantissime case discografiche, come anche la Sony. Insieme a Mario Limongelli siamo arrivati poi a Sanremo Giovani, che vinsi, e mi presi il diritto di partecipare poi nei Big e nei Giovani l'anno dopo. Poi a un certo punto la musica ha lasciato spazio allo sport. Sì. Mm? Sì, ho sentito proprio l'esigenza di trovare un altro mezzo di comunicazione per comunicare forza e determinazione. Stavo perdendo la sicurezza in me. Stiamo vedendo delle immagini bellissime che ci manda Giacomo Necci. Grazie. Tappeto di immagini meravigliose che raccontano appunto tutte le tue tante vite. Sì. Lo sport è ho proprio scoperto un questo nucleo importante. Ho scoperto questo mondo paralimpico che non conoscevo, che mi dava la possibilità di trovare la mia posizione come donna rispetto alle mie sicurezze, alle mie paure, al coraggio, e ogni giorno, metro dopo metro, mi sono scoperta un'atleta, una vera atleta, ed è stato bello perché le medaglie ne sono arrivate veramente tante, medaglie d'oro, medaglie di bronzo, le paralimpiadi, ma poi anche il ciclismo, l'evoluzione degli sport. Ho fatto atletica leggera, ciclismo, triathlon, e adesso mi sto impegnando in altre discipline anche invernali, affinché io possa, finché ce n'ho la forza e la voglia, fare sport. E adesso torni alla musica. Abbiamo detto Sanremo 2025. Diciamo che è un amore talmente intenso quello della musica. Non l'ho mai smesso di cantare, però l'ho fatto per il pubblico e non l'ho più fatto a livello produttivo. E adesso sono tornata a scrivere, ho un gruppo di lavoro molto intenso, molto, molto bello, con cui sto sviscerando tante venature della mia anima che non avevo ancora rivelato. Lo sto facendo attraverso la musica, e c'è una canzone che secondo me potrebbe essere, senza dubbio, potrebbe essere protagonista su quel palcoscenico. Su quel palcoscenico, insomma, io sono sicura che ce la farai, perché tu fai tutto molto bene, anche Tale e Quale Show. Che esperienza meravigliosa. Ti sei divertita tanto, mai io detto, mi sono innamorata proprio di quella squadra, era bellissimo, eravamo io, Biciglia, mi ricordo, e eravamo proprio una famiglia molto unita, era divertente essere lì, stare lì, non si vedeva l'ora di arrivare, poi ero incinta della mia seconda bimba. Quindi, E quindi è stato proprio bello, diciamo che mano a mano che interpretavo i personaggi io aumentavo di peso, e sembrava che meglio erano magnati i personaggi poi mano a mano, perché la pancia, ho finito. Che avevo 7 mesi. Allora, correva l'anno di grazia 2017 e noi rivediamo Tale e Quale Show. Annalisa Minetti. Lasciare spazio alle domande dei ragazzi, sì. Io ho una curiosità, com'era Annalisa ragazzina? Allora, un po' pestifera e polemica e parecchio giornalista, nel senso che parlavo veloce, parlavo di tutto, sapevo i fatti di tutto il palazzo, e mio nonno mi diceva, oh, che tu, da grande, la giornalista devi fare, facevi in pugliese perché era di origine pugliese, quindi poi, abbastanza tremenda. Ma erano i tuoi sogni, hai pensato anche di fare questo mestiere o no? Allora, quando ero piccolina io facevo danza classica, l'ho fatto per 12 anni, quindi pensavo di diventare un'étoile. Poi con mio zio ci siamo messi a cantare a Natale insieme, lui era molto bravo a cantare, e sulle note di una canzone di Fausto Leali lui mi fece notare che avevo delle grandi abilità canore, mi ha portato in giro per locali e poi lì mi sono innamorata. Qual era la canzone di Fausto Leali? Un'ora fa avevo
lei che si specchiava dentro gli occhi miei. Che brava. Senti, Annalisa, me lo fai un regalo? Sì. Tu hai capito? Un pezzo di Senza te? Sì. Senza te o con te, sento che ce la farò. Senza te.